Venerdì 12 ottobre, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la tradizionale rassegna stampa. Nottica Napoli, una giornata molto tranquilla, c'è la bella notizia del ritorno alla piena efficienza di Meretti che potrà essere aggregato alla squadra già dalla prossima trasferta di Udine alla difesa del campionato, poi ovviamente sta ad Ancelotti decidere se farlo giocare o meno, probabilmente verrà impiegato successivamente. Poi c'è il corso della Juve contro i cori razzisti per discriminazione territoriale e per discriminazione territoriale, che c'erano anche i cori contro Coulibaly. Il ricorso non è stato accolto, non è stata neanche raddoppiata a dire il vero la sanzione, perché se è vero come è vero che c'è stata una seconda giornata di squalifica della curva dell'Allianz Stadium, è anche vero che la pena è sospesa, quindi non la sconteranno mai. Però per il resto ben poche notizie, c'è la pausa della nazionale, anche sul fronte nazionale ci sono pochissime notizie, c'è la solita storia slash sbarra storiaccia di Cristiano Ronaldo, nella quale abbiamo detto quel che pensiamo e non intendiamo tornarci nuovamente, e quindi con una rassegna stampa che sarà necessariamente agile, non di meno sarà lo stesso interessante. Partiamo dalla Corriere dello Sport, questa è la prima pagina dell'edizione campana. Meret c'è, esami ok, dopo la sosta il portiere sarà convocato per Udine d'Angelo. CR 5 domande. E poi la notizia della Polonia che ieri è stata battuta dal Portogallo 3-2, l'Italia a questo punto, se domenica sera vincerà in Polonia, sarà salva nella Serie A di questa inutile National League, altrimenti retrocederà. Quanto al fatto di vincere il girone, quindi partecipare alla fase finale, è estremamente complicato, perché il Portogallo a questo punto, con 6 punti dopo 2 partite, chiaramente in pole position. L'Italia ha 1 punto dopo 2 partite. Poi ci sono già notizie di mercato, veramente quelle non finiscono mai. E c'è Barella, il giocatore del Cagliari, che è sicuramente il talento più interessante del calcio italiano, messosi in evidenza in questo inizio di stagione. Ha già fatto bene l'anno scorso, a dire il vero. E parrebbe esserci un derby tra Milan ed Inter. Auguriamo sempre che il Napoli possa entrare, perché si tratta di un giocatore veramente interessante. Questa invece è la prima pagina nazionale del Corriere dello Sport, non c'è riferimento a Meretti, ma la notizia di Barella è in palchetto, nella falsa apertura, mentre invece Meretti va in basso a destra con l'ultima notizia di richiamo in prima pagina. Ed eccola la pagina interna del Corriere dello Sport, Meretti e il Napoli, la storia comincia. Ricordiamo che il portiere proveniente dall'Udinese via Spal si è infortunato il primo giorno del ritiro, un'apertura all'urna dopo uno scontro con un giovane della primavera. In basso il riferimento alla difesa, che ormai, al sistema di gioco che ormai sembra blindato in un 4-4-2 che garantisce più equilibrio in campo. C'è anche da dire che poi in effetti sulla carta è un 4-4-2, però utilizzando Ancelotti spesso molti giocatori d'attacco spesso diventa un 4-2-3-4, ma i numeri contano poco. Quello che è importante è lo spirito con il quale il Napoli sta affrontando queste partite, è uno spirito estremamente propositivo. Di lato invece la notizia di Coulibaly, che è rientrato a Napoli, non dovrebbe essere nulla di grave, un lieve risentimento muscolare, però non credo che giocherà a Udine, non avrebbe giocato a prescindere, perché essendo in liquida Ancelotti non vorrà rischiarlo in occasione della partita con la Roma. Coulibaly cade l'ultimo tabù ed era l'unico giocatore sin qui sempre utilizzato dal Ancelotti nella formazione titolare, non essendo stato mai neanche sostituito, ha giocato tutte e 10 le partite sentite il Napoli tra campionato e Champions League, tutti i minuti. Adesso credo che a Udine avrà il suo turno di riposo. Gazzetta dello Sport, in alto c'è la notizia del Festival dello Sport, che è una manifestazione ideata appunto dalla RCS, quindi dalla Gazzetta dello Sport, dal Corriere della Sera, è ovvio che hanno grande risalto, si tratta peraltro di una manifestazione molto interessante.
in basso non c'è la, in apertura non c'è la nazionale, ma c'è il mercato, ci sono gli assi che quale già si sta scatenando il mercato in questi giorni. Vediamo alcuni giocatori, tra cui Modric, Ibrahimovic, Pogba, Rabiot, sono le fotografie messe, i quattro assi, però neanche il nome del Napoli in una trattativa, la andiamo a vedere a pagina 2. Stelle con la valigia, Rabiot, Pogba, la Juve al bivio, Modric triste senza l'Inter, Ibra il Milan e amore d'inverno, e poi c'è Piontek, questo ragazzo fenomeno del Genova che ha fatto 9 gol in 7 partite, il Genova una partita in meno di campionato, che ieri ha segnato anche con la sua nazionale, e c'è anche il Napoli su Piontek, il giocatore viene dato al 40% alla Juventus, che pareva, ma poi ci sono Napoli e Bayern Monaco al 30% in questa sorta di borsino fatto dalla Gazzetta dello Sport. Questa invece è la pagina che la Gazzetta dello Sport ha dedicato al Napoli, dalle conda all'antica, quanti assist dà Ala nel nuovo Napoli. Il 4-4-2 ha riportato lo spagnolo alle origini, ancora 0 gol, ma per Ancelotti è insostituibile. Se non ricordo male, e non credo di ricordare male, le notizie di Callegon quando giocava nelle spagnole erano addirittura da centravanti, poi con, soprattutto con Mourinho ha giocato da esterno, però il Real Madrid ha dei ruoli molto particolari, gli esterni di centrocampo spesso sono delle vere e proprie ali. Invece sia con Benitez che con Sarri ha giocato da esterno, da attaccante, ha fatto tantissimi gol. Quest'anno sta giocando leggermente più indietro, si sta mettendo in luce per degli assist. L'ultimo è quello fatto a Insigne in occasione del gol contro il Liverpool, ma il rendimento è sempre altissimo. In basso, esodo verso Parigi, biglietti polverizzati per il settore ospiti, c'è grande attesa a Napoli per la partita che ci sarà martedì l'altro contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, una partita non solo prestigiosa ma anche fondamentale per il cammino futuro del Napoli in Champions, che deve provare assolutamente a fare punti, anche perché paga il peccato originale della mancata vittoria a Belgrado, che potrebbe essere gravissimo. Il Napoli al momento è in testa al proprio girone, però diciamo che non è messo benissimo dopo quel pareggio, però per come sta giocando può tranquillamente farcelo, per quanto il Liverpool sta giocando alla grandissima del primo in Premier e il Paris Saint-Germain ha sostanzialmente già vinto il campionato della francese avendo 8 punti di vantaggio sulla immediata inseguitrice. E poi la notizia del rientro di Meretti, ieri c'è stata l'attacco di controllo, tutto ok, il giocatore è pienamente recuperato, sarà convocato sicuramente contro l'Udinese, vedremo se poi giocherà, difficile dirlo, però insomma ormai è definitivamente recuperato quello che era, possiamo dire, il fiore all'occhiello del mercato del Napoli, l'unico acquisto sicuro titolare, e che sin qui non ha potuto giocare neanche un minuto in maglia azzurra, neanche sostanzialmente neanche nelle partite di allenamento, non diciamo nelle amichevoli estive, ma credo che non abbia fatto neanche un minuto, forse si è fatto male proprio nella prima partitella di allenamento a Dimaro. Questa è la prima pagina di Tutto Sport, ovviamente la fotografia roneggiante di Ronaldo che annuncia che adesso parlerà lui, ovviamente si tratta del suo problema con la giustizia americana per il presunto stupro. Il giocatore è disponibile a farsi interrogare dalla polizia di Las Vegas. Barella in fiamma Inter Milan anche per Tutto Sport, caccia al giocatore del Cagliari, le milanesi sono in pole position, Andrea scatena Zaza e Belotti, una voce di mercato che vuole l'ala attualmente all'Inter come obiettivo del Torino, e potrebbe essere un interessante trampolino di lancio per due attaccanti, Zaza e Belotti, che sono molto forti atleticamente, bravi di testa. Questa è la prima pagina dello Sport, questa è la prima pagina del Mattino, lo Sport negato lo vedremo dopo nelle pagine di cronaca. Italia cantiere infinito, la vetrina del Mattino di Sport, poi c'è Ventura in nazionale, non poteva fare di più, veramente non poteva fare di meno, perché oltre a non aver fatto qualificare l'Italia dopo 60 anni a un mondiale, non si capisce che cosa potesse fare.
Gran Portogallo a Rui Derby con Zielinski, ieri c'è stato Portogallo-Polonia in Polonia, c'è stata la vittoria dei portoghesi, ha giocato Mario Rui e nella Polonia ha giocato Zielinski. Insigne prima punta ma servono assist, questo vale sia a proposito della nazionale che del Napoli, ovviamente, vedo la fotografia di Bruno Giordano. Razzismo stangata Juve, non è stata proprio una stangata, è stata confermata la giornata di squalifica, la seconda giornata è stata sospesa, quindi al momento non è cambiato nulla. In basso con Koulibaly disponibile a Udine, Meret verso il rientro, Koulibaly è tornato a Napoli dal ritiro della sua nazionale in semplice affaticamento muscolare, ma ripeto, a mio avviso difficilmente giocherà Udine, non avrebbe giocato a prescindere. Meret verso il rientro sarebbe anche dura, adesso verrà convocato, comincerà a respirare l'aria del campo di gioco, inizierà in panchina e quanto prima farà il suo debutto anche in campionato. Le inchieste del mattino, volle in basket per pallanuoto, lo sport resta senza casa. In effetti è così, sono stati chiusi il Calabarbuto e la Scandone. Il che vuol dire che le squadre napoletane di volley, di basket e pallanuoto saranno costrette ad emigrare. La pallanuoto giocherà a Casoria, la squadra di basket credo giocherà a Casalnuovo, c'è anche la squadra di calcio a 5 che giocherà, ma sempre giocato a Cellule. Il problema è che per i lavori delle università gli impianti napoletani dovranno essere chiusi per 4-5 mesi per essere pronti per la manifestazione che si terrà in campagna della prossima primavera. Dunque, poi ci sono a proposito delle universiadi, i giocatori verranno, alcuni atleti verranno ospitati in navi all'interno del porto di Napoli e inoltre finalmente ci saranno i maxi schermi al San Paolo. E il collasso delle società e gli sponsor in fuga, è chiaro che non avendo impianti proprio dove fare attività, essere costretti a prendere impianti fuori al comune di Napoli, quindi dover pagare anche dei costi importanti, mette in difficoltà le società e gli sponsor. Ha giocato la palla a tennis, avesse giocato alla palla pubblica probabilmente un pubblico bellissimo intorno a 2000 persone l'avrebbe tranquillamente fatto. A casa al nuovo difficilmente sarà così, questo viene contato non solo di questo ma anche di sconto. In basso un'intervista con Franco Porto, gli impianti ci sono ma sempre più, non alle cattedrali nel deserto. Ed è vero, è assolutamente vero, però la manutenzione costa e il comune è in stato comatoso da un punto di vista economico. Prima pagina di Repubblica di Napoli. Titolo sulla stangata alla Juventus dopo i cori razzisti, caccia al biglietto per Udine e Parigi. Questo è il Corriere del Mezzogiorno, andiamo a vedere la pagina interna che è, diciamo, l'argomento del giorno, non essendoci notizie da Castelvolturno, tranne quella di Meret, è che è stato respinto il ricorso della Juve, anzi formalmente la pena è stata raddoppiata, ma sappiamo che non è così, pena sospesa vuol dire che non la sconteranno. E con questo abbiamo chiuso, arrivederci a domani da Liberato Ferrara dalla redazione di Per Sempre Napoli.